Carmelo, bene, siamo al Palazzo dello Sport di Milano. Di solito questi luoghi sono riempiti solo quando vengono i divi della canzone moderna, possibilmente stranieri, oppure qualche idolo della musica rock. Lei pensa che la poesia possa attirare altrettanti spettatori? Ma le esperienze recenti dicono di sì. A Bologna abbiamo fatto esaurito per 10.000 persone su una capienza di 7.000. Con Edoardo, anche lì al Palaspo, si è verificato anche altrove, insomma. La poesia tiene anche 100.000, se è sentito e visto a Bologna. Ecco, sulla locandina era indicato soltanto il nome di Carmelo Bene e Flavio Cucchi, senza nessuna indicazione rispetto al programma del recital. Come mai questo? L'abbiamo lasciato a sorpresa, così per non creare preconcetti, anche si tratta di... Cioè Cucci Flavio eseguirà delle cose magistralmente, senz'altro il più grande compositore per chitarra contemporaneo. Io dirò il più grande poeta del Novecento, a mio avviso il più grande del Novecento italiano, e quindi abbiamo preferito lasciarlo alla sorpresa. Ecco. Parlo davvero, insomma, alla sorpresa come poesia, poi la poesia è sempre di per sé sorpresa. Ecco. Cioè, c'è un doppio senso nel titolo. C'è un fatto: di solito il pubblico milanese, che è molto attento, è anche molto viziato, perché ha moltissimi spettacoli, una vasta scelta, in fatto, di spettacoli. Questo fatto di non dire proprio nulla a proposito del recital significa puntare così sull'attrattiva che ha il nome di Carmelo Bene, che è grande indubbiamente, ma non è un po' rischioso? Cioè non è, che cos'è? È una verifica, una scommessa? Nel poeta in questione, nei confronti del poeta in questione, sono rischi che la filologia italiana letteraria non si è mai voluto assumere, me li assumo quindi io. Mi rendo conto del rischio, la poesia stessa è il rischio ed è anche il rischio mortale, quindi è intonato proprio al poeta che canteremo tra poco. Carmelo Bene, ogni volta che lei si avvicina a qualche disciplina lo fa con un approccio differente dagli altri, e lo ha fatto per il cinema, lo ha fatto per il teatro. Adesso la poesia. Lei questa sera della poesia e delle liriche, della prosa lirica di Tino Campana, cosa farà? Lo dirà, lo reciterà, lo interpreterà? No, questa è una vecchia folla, non si tratta di interpretare, anzi il contrario, né di riferire il verso. Quello che ancora qualcuno si ostina a non voler capire, a proposito del fenomeno che mi riguarda, diciamo, per intenderci chiaramente, la poesia non è mai nell'essere detta, nel dirsi, è poesia.